127. Allora, slalom di Amendolara. Mario, cosa ci vuoi dire tu? Che ti dico, era spettacolare come sempre, organizzato sempre al top. Questa due giorni è stata... mi facciano salire di numero, perché questo è uno sport che ancora si può praticare, perché i costi sono bassi, sperando che non impongano ancora altre regole alla federazione, perché a questo punto dovremmo tutti lasciare. Però non credo che sia questo, perché siamo sulla buona strada, proprio tutti i piloti uniti con gli organizzatori in massa in Calabria per fare bene e chiedendo l'aiuto delle delegazioni ACI regionali. Da noi naturalmente faremo spinta con il RF, con l'incontro urgente con tutti i piloti delegati organizzatori, affinché queste gare non muoiono, perché è un peccato, perché queste sono giornate fine settimana di Saro e tutto divertimento. Grazie Renato. Grazie a te, sappiamo le lamentele dei piloti. Ivan, niente, sei ritornato dopo? Dopo 3 anni quasi. Bene. Confermo le parole di Mario. Però sei contento di stare... Contentissimo, contentissimo, perché è un bel rientro, una bella giornata, è un bel percorso, ho ritrovato gli amici,
tutto sei poco. Felice? Felicissimo. Bene, grazie Mario, grazie Ivan. Grazie. Parliamo di autostoriche. Vai tu con le autostoriche, inizio io, cosa vuoi fare? Sì, no, parliamo di autostoriche, iniziamo con la premiazione, questi sono quattro piloti con quattro categorie diverse, quindi no, hanno vinto tutti. Tutti bravi, tutti noi, bravi. Ecco, questa è la tutti cosa bravi. Bellissima. È la new entry di autostoriche quest'anno, già l'anno scorso c'era la possibilità di far correre le autostoriche negli slalom. Sì, no vabbè, queste sono le autostoriche, quelle lì che hanno fatto la gara di velocità tra i birilli, quindi è aumentato il numero di autostoriche anche nello slalom. Questo perché le autostoriche al momento sono ancora esentate dai serbatoi, dal montaggio dei serbatoi. La butto qui e la chiudo. E chiudiamo, la chiudo. Chiudiamo, bene. Quindi iniziamo. Io iniziamo su sì. Fiat 127 del Cosenza Corse, chiamiamo Ivan Pova. Dov'è Ivan Pova? Eccolo che sta arrivando. Su Peugeot 205 Rally, sempre del Cosenza Corse, Antonio Miniacci, detto Totip. Bravo! Tutti primi. Sempre su Fiat 127, sempre del Cosenza Corse, Mariolino Fava. Dove vai? Non sali sul podio. Siete tutti primi, siete tutti grandi. Ecco Mario che è arrivato, perfetto. Su Renault 5 GT Turbo, Loris Martino, alias Martin Flock. No, vi fate la foto tutti quanti insieme, ecco, ci sono sempre le telecamere e le macchine fotografiche di Sport e Foto. Bravi, grazie mille!